Andiamo a sentire Galardo dell'Isola Caporizzuto che esce con un risultato pesante da questa gara in casa della Reggio Mediterranea. Galardo, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Ben trovati. Eppure era partita bene la gara, poi questa Reggio Mediterranea oggi ha reagito anche pesantemente. Sì, guarda, io fino adesso ho fatto sempre i complimenti agli arbitri, perché si sono comportati sempre bene, pure quando abbiamo perso. Però oggi sì, i primi due gol c'è stato il criminale, ha dato un rigore dubbio, secondo gol un stop di mano di Fioretti, ha fatto il 2-1, poi là diciamo che ci siamo un po' disuniti, però sono contento della squadra del primo tempo, che ha fatto un ottimo primo tempo, però il risultato è un po' bugiardo. Sì, per come è maturato, ecco, avete da recriminare su quelle che sono state le decisioni arbitrali e su questo calcio Sì, di rigore in particolare. Io mi sono mai lamentato perché ho fatto sempre i complimenti. Oggi diciamo che, non lo so, è sul 2-1 l'attaccante con le mani dal 2-1, là c'è stato un po' di casino perché ci siamo un po' lamentati, però il calcio è questo, si può pure sbagliare. Sì. Ecco, chiaramente una gara da dimenticare anche perché ora vi è prestata ad affrontare la capolista e voi avete anche l'obbligo in qualche modo di fare il risultato perché si potrebbero allungare le distanze in griglia playoff, ecco, è chiaro che ancora ci sono tanti punti in palio da qui alla fine, però è chiaro che mancano sempre meno giornate, quantomeno è stata una stagione importante la vostra e concluderla senza playoff sarebbe un vero peccato. Certo, noi ormai siamo là e possiamo giocarci fino alla fine, partita dopo partita. Adesso sabato abbiamo questa bella partita, dove oggi ti posso assicurare che c'è stato un primo tempo giocato da queste due squadre benissimo. Solo gli episodi ci hanno condannato, però come ho detto prima, adesso da domani si lavorerà per sabato, dove cercheremo di fare sempre noi la partita come facciamo, che poi si può perdere o si può vincere, però l'importante è che si continua su questa strada. Ecco, all'andata avete perso 2-1 in casa della Gioiese, che ricordo ha di quella gara? Mi ricordo che abbiamo fatto una bella partita, una partita giocata alla grande, e abbiamo ricevuto pure i complimenti di tutti, abbiamo preso rigore all'86esimo, rigore nettissimo, però si sa, nel calcio ci sono gli episodi che fanno male. Adesso pensiamo già da domani la Gioiese, perché secondo me è la squadra che ho visto la più completa per vincere questo campionato. Infatti, l'ho sempre detto, secondo me alla fine vincerà il campionato. Sì. Grazie Galardo per l'intervento. Alla prossima. Grazie a voi. Buona serata.